Salve a tutti, bentrovati nella nostra rubrica. Abbiamo con noi oggi, ancora una volta, il dottor D'Angelo. Buonasera, Salve, grazie. bentornato e innanzitutto grazie, come sempre, per la sua disponibilità. Grazie Allora, con il dottor D'Angelo abbiamo iniziato un percorso dal mese di novembre sulla relazione genitori-figli, promosso dall'equipe dei gruppi famiglia e anche dalle comunità interparrocchiali. Ma tutte svolte nell'ambito della sala consiliare, un percorso che oggi più o meno vede un po' il termine, un punto conclusivo almeno per questa stagione. E il dottor D'Angelo ci ha dato un input particolare per oggi, cioè sottolineare, soffermarci in modo particolare sul rapporto con i figli adolescenti. Del resto l'adolescenza è un periodo un po' delicato, difficile, degno quindi di particolare attenzione. In effetti, il periodo adolescenziale è un periodo fatto soprattutto di cambiamenti, di trasformazioni e anche di conflitti. Il ragazzo tende a porsi contro gli adulti in modo particolare, poi contro la figura genitoriale. Perché nasce questo conflitto in questa fase di cambiamento? La domanda è interessante, però all'interno della domanda lei ha già dato, diciamo, alcune indicazioni, no? Sì, anche perché c'è un passaggio non solo fisico, un passaggio anche diciamo di curiosità, anche culturale, di inserimento nel gruppo dei coetanei, nel gruppo dei pari. E generalmente il conflitto all'interno di un sistema familiare con gli adolescenti nasce perché i ragazzi a quell'età iniziano a porsi come soggetti autonomi. Vogliono l'autonomia dal sistema familiare, pur non avendone, diciamo, ancora in possesso tutte le facoltà. Però questo loro modo è una richiesta che fanno ai genitori per dire fammi crescere e non Fammi fare da trattenermi solo. all'interno del sistema. Ecco perché è fondamentale il gruppo dei coetanei come punto, diciamo, di confronto, ma anche questa curiosità anche verso altri mondi che a volte per i genitori diventa una sorta anche, tra virgolette, di sana preoccupazione. Certo. Ma una delle difficoltà di questa fase di crescita dei ragazzi è riuscire a mantenere un contatto, una comunicazione con i genitori, con gli adulti. Cioè, in questo periodo gli adulti, e in particolare i genitori, hanno proprio difficoltà a guidarli, a rimanere in contatto con loro, a conoscere comunque la loro realtà. E spesso i genitori non sanno che fare, hanno loro in crisi, hanno difficoltà. Quindi cosa consigliare ai genitori affinché comunque, al di là di tante controversie, riuscire a mantenere il più possibile una comunicazione, come favorirla con questi figli, con questi ragazzi. Un primo elemento fondamentale è che il genitore, al di là della chiusura e dell'isolamento che l'adolescente cerca, il genitore non dovrebbe mai abbandonare, far cadere e calare la comunicazione. Per quanto il ragazzo si chiuda anche nella sua intimità e non vuole che si entri in questo suo mondo, il genitore deve comunque lasciare aperta sempre la comunicazione. Quindi Se provarci il in ogni giovane ci modo. sbatte una porta in faccia, dobbiamo essere talmente intelligenti da girare l'ostacolo e aprire una finestra. Se ci chiude la finestra, riandiamo da un altro versante. L'importante è non far cadere mai la comunicazione, tenendola sempre aperta. Quindi tentare comunque tutte le strade Sempre, possibili. sempre. Mai forzare, logicamente, quelli che sono poi i livelli di intimità, perché poi non vuol dire che comunicare l'adolescente sia tenuto, per quanto sia i genitori, ad aprire completamente quello che poi è il Certo, suo mondo intimo, certo. diciamo. Una certa anche riservatezza e anche confine ci deve essere anche nel rapporto, per quanto asimmetrico sia, ma un confine ci deve essere anche verso l'adolescente, verso i genitori, insomma. Certo, no, anche perché il genitore comunque deve sempre dimostrare attenzione, che gli interessa, insomma.
insomma ciò che accade al figlio, no? In qualche modo. Una sana occupazione del genitore verso l'adolescente è evitare di entrare in quella sorta, diciamo, di accanimento che ci porta solo poi a preoccuparci del peggio, di cosa potrebbe eventualmente accadere. Perché questo cosa potrebbe eventualmente accadere a volte mette i genitori in condizione di non far vivere poi delle vere esperienze ai figli. Con serenità magari. Una delle difficoltà di questo periodo sono le dipendenze. Dipendenze affettive o da alcol o comunque da internet. E spesso possono anche diventare pericolose, magari delle devianze. Come potrebbe fare, cosa potrebbe fare la famiglia per prevenire in qualche modo queste dipendenze? La dipendenza è le dipendenze, sono un po' un discorso particolare perché generalmente sono quelle che poi conducono a forme di devianza, dalla dipendenza affettiva a quella sessuale, insomma anche abbiamo parlato le altre volte da internet, no? E anche da siti anche pornografici particolari. Questo il discorso è quando in effetti il ragazzo non vive un sano rapporto di autonomia all'interno del suo sistema familiare, ma a livello autonomia nel senso anche affettiva, cioè dove l'affettività è sempre un'affettività o manipolata o un'affettività controllata o un'affettività seduttiva verso il figlio, che non lo porta a crescere e a far maturare dentro una visione anche dell'amore, tra virgolette, che non è sganciata anche dall'aspetto, diciamo, della sessualità. Certo. Ma infatti una delle dipendenze che in questo periodo, almeno gli ultimi anni, sono in aumento, si stanno affermando sempre di più, è quella della dipendenza allo sessuale. Sì, ma anche del poi in età sempre più precoce. Sì, anche del gioco d'azzardo, anche le dipendenze da, diciamo, ma sono proprio tante. Perché quando non si supera la prima dipendenza, che è quella affettiva, dopo a quella dipendenza se ne tira dietro anche altre. Bisogna andare comunque sempre a dare a capire attorno a questa circonferenza quale nucleo spinge il giovane a nutrirsi di questa dipendenza. La dipendenza dagli amici, la dipendenza dai compagni, ma anche la dipendenza nel rapporto affettivo. Certo, ma anche perché poi questa dipendenza, diciamo, sessuale è legata ai siti web, è legata ai cellulari, certo. Spesso è pericolosa, certo. Stabilisce dei rapporti non sani e poi dà anche delle visioni distorte. Certo, perché sono tutti rapporti anonimi. Quando il giovane ha la difficoltà a incontrare l'altro nell'autenticità di una relazione, è chiaro che deve nascondersi nell'anonimato. E questi siti sono proprio, diciamo, tra virgolette, proprio accattivanti. Ma come mai? Per non uscire allo scoperto, no? Sì, sì. Che va all'interno di una relazione anche affettiva, bisogna saper comunicare, bisogna sapersi donare, bisogna sapersi aprire, no? E invece davanti a un sito, sei tu hai il sito e il resto rimani isolato completamente, per cui è veramente una sorta di isolamento affettivo, questa della dipendenza sessuale. Ma come mai poi la precocità di tutta questa situazione? Cioè bambini, ragazzini poco più che bambini, sono sempre più attratti da questa realtà. Guarda, io mi azzardo a dire che i bambini si avvicinano di più perché nelle relazioni anche con gli adulti sono, io direi tra virgolette, precocemente erotizzati. Dove una relazione non è mantenuta sana e anche a debita distanza, dove non viene, dosato, no? il livello di relazione. C'è troppa o confusione o fusione che porta a questo tipo anche di erotizzazione precoce della relazione. Quindi è inutile dirle, insomma, che la famiglia poi diventa sempre un po' il
campo di preparazione. La famiglia resiste. Bella, infatti. Ce l'ha sempre. Oggi ci saranno queste problematiche, domani i tempi cambieranno e alla famiglia saranno rivolte altre sfide, altre diciamo, domande, a cui comunque bisogna sempre essere pronti a e solleciti a dare no, una risposta soprattutto ai propri figli. E potremmo dire che poi alla base è un po' di... Altrimenti i figli le risposte se le vanno a cercare all'esterno. Altrove. E all'esterno poi trovano quello che trovano. Dicevo poi una piccola sottolineatura, che alla base di queste relazioni con i figli poi bisogna curare molto anche le relazioni tra i genitori, no? Che diventano tra i due coniugi, voglio dire, certo. Che diventano poi di stimolo per tutto il contesto familiare. Quella è la piattaforma per l'adolescente, la coppia, ecco. La famiglia, la coppia proprio genitoriale, è una piattaforma ed è una pedana di lancio per l'adolescente. Se la coppia non ha la sua pedana di lancio, il giovane non può avere due ali per volare, come dicevo nel primo nostro incontro. Tra i nostri primi incontri, infatti. Bene, allora... Magari ne avrà una tarpata, ma non gli servirà per andare lontano. Certo. Bene, quindi un in bocca al lupo a noi genitori, in modo particolare. Affinché insomma ci sappiamo mettere sempre più in gioco per entrare in relazione con i nostri ragazzi. Speriamo bene questo incontro di stasera, ma è anche chiusura di questi eventi. Sì, speriamo che questi incontri abbiamo dato degli input, delle riflessioni su cui poi ognuno potrà lavorare in rapporto alla propria esperienza, certo. In rapporto alle proprie situazioni. Ci auguriamo che ce ne possano essere altri nella stagione futura e magari di rincontrarla. Di incontrare voi e di venire in questa procida bellissima. Oggi me la sono goduta un po'. Vabbè. Bene, grazie ancora. Grazie a voi. E alla prossima. Grazie. Arrivederci.